È iscritta a parlare la senatrice Taverna, ne ha facoltà. Il Movimento 5 Stelle è stato eletto con la fiducia di 9 milioni di cittadini per operare in una determinata maniera. Sia i senatori presenti in questa aula che questo governo risponderanno esclusivamente ai cittadini di quello che fanno. Qui è un paese intero che sta affondando. Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi. Tessera numero 1816 della P2. La stampa è leggermente faziosa, ma la nostra spaccatura è presunta. Mentre oggi quella altrui è più che mai palese. Del senatore Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi. Tessera numero 1816 della P2. Altro che agibilità politica di un singolo, qui è in gioco la sopravvivenza collettiva di questa nazione. Tessera numero 1816 della P2, celebre loggia massonica illegale e deversiva del senatore Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi. Qualche decina di leggi a personam o ad azienda, ma fatti approvare negli ultimi 20 anni da questo Parlamento per schivare le sentenze dell'ultimo minuto, ma il senatore Berlusconi, con tutto il rispetto, è solo il passato. Buona galoppata verso casa, cavaliere. Cavaliere, cavaliere, eravate il governo dei responsabili, ve ne siete responsabilmente fregati dell'aumento dell'IVA al 22%, ve ne siete consapevolmente dimenticati della tanto sbandierata abolizione dell'IMU. In questi anni non avete fatto altro che recitare beffandovi di 60 milioni di persone. Mi alzo la mattina e si sono dimessi i parlamentari del PDL, non c'è la crisi, non c'è la crisi, non c'è la crisi. Faccio colazione e si dimettono anche i ministri, non c'è la crisi, non c'è la crisi, non c'è la crisi. Milano i denti e li avete tutti ritirati, non c'è la crisi, non c'è la crisi, non c'è la crisi. Tempo di portare il bambino a scuola e c'è la crisi di governo, c'è la crisi di governo, 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 governo. D'altronde non sarebbe una grande perdita questo esecutivo. 30 luglio 2013, il Movimento 5 Stelle presenta un emendamento per bloccare l'aumento dell'IVA. Copertura finanziaria garantita tramite i tagli, inutile ai megaprogetti del Ministero della Difesa. Aumento della tassa sulle transazioni finanziarie dal 0,2 all'1%. Riduzione del 2% di tutte le spese della pubblica amministrazione, ovviamente escludendo, escludendo, ovviamente escludendo scuola, sanità, cultura, ricerca, che di norma sono i primi settori dove voi, voi andate a battere cassa. Rimborsi elettorali, il buon vecchio finanziamento pubblico ai partiti, quello del referendum ignorato, non so se ve lo ricordate. 92 milioni di euro, una bella sommetta, e lei, Presidente Letta, il 24 maggio 2013 aveva promesso agli italiani che l'avrebbe abolito e le basterebbe solamente una firma. Il Movimento 5 Stelle ha già restituito 42 milioni di euro, 42 milioni di euro, 42 milioni di euro. Ma non servono tutti questi soldi per sostenere le proprie idee se le avete, come non servono 14.000 euro al mese per vivere dignitosamente da parlamentare, mentre pretendete che i cittadini italiani, quando sono fortunati, campano con 700 euro. Siamo stati noi i primi a chiedere nel 2007 di cambiare la legge elettorale. L'abbiamo fatto presentando la proposta Parlamento Pulito, quella proposta che avete ignorato per 6 anni, fregandovene delle firme di 350.000 cittadini. Voto di preferenza, limite massimo di 2 legislature senza eccezioni, decadenza e incandidabilità dei condannati. PD e PDL spesso ci hanno dimostrato di essere complementari, ma come in questo momento è difficile distinguere l'uno dall'altro. Mette Presidente Letta sulla legge elettorale proprio nello stesso modo ignobile in cui mette il cavaliere Berlusconi sull'IVA. Dare il via alla campagna elettorale prendendovi il gioco di noi cittadini. La crisi vera e profonda è del popolo italiano, che non riesce neanche più a capire che cosa sta accadendo. Il Movimento 5 Stelle non fa alleanze e non è la ruota di scorta di nessuno, tantomeno di chi per 7 anni è stato il principale alleato del condannato Berlusconi. Tessera numero 1816 della P2. Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi. O si governa o si va tutti a casa, non ci sono margini. Solo un governo a 5 Stelle potremo davvero avviare il risanamento del paese. In mezzo non c'è niente, niente.